Che fine ha fatto l'Inter di Spaletti? Che fine ha fatto l'Inter di Spaletti? Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e le amiche dello Zoccolo Duro. Oggi, come si è capito dalla canzone, tra l'altro, la canzone Che fine ha fatto Carmen San Diego? Sono curioso di sapere quanti si ricordano chi è. Scrivetemelo, sono curioso, voglio vedere se c'è qualcuno attivo che, che è capace di riconoscere Comunque, oggi, come si sente dalla canzone, parliamo della situazione Inter Di questo tracollo Inter Perché io porto avanti una tesi già quando l'Inter era prima in classifica A parte che prendevo in giro gli interisti dicendogli che dovevano puntare al tricolore, però... <ride> erano primi è normale che dovessero puntare al tricolore però a parte, a parte le battute no? È perché io mi diverto a... cioè il bello del calcio è lo sfottò, no? soprattutto con i cugini interisti che sono qua a Milano è la cosa più divertente quello che dicevo già prima è che manca la qualità cioè l'Inter da prima che vinceva le partite ad adesso non è che ha fatto. Cioè Io sento parlare crisi, eh, non giocano più come prima, ma prima giocavano uguale, 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 uguale. Cioè, sono cambiati solo gli episodi. Se prima l'1-0 riuscivi a portarlo fino al 90 e adesso un rimpallo è una sfortuna e non lo porti più a casa, non è che, che sono cambiati i giocatori. Facevi pena pure prima. Cioè io se sentite tutti i commenti delle partite dell'Inter, ma non miei, eh, proprio degli Interisti, tutti dicevano, vabbè, salviamo il risultato, salviamo il risultato, partita penosa, salviamo il risultato. Ma erano già tutte così le partite, penose come sono penose adesso. Poi è normale che quando vinci, quando sei in vantaggio, quando c'è entusiasmo... Allora tutto si sopravvaluta. Pensate che l'Orner azzurro, <ride> il, il grande L'Orner azzurro, era convinto che l'Inter aveva una rosa nettamente superiore a quella del Milan nettamente. E io ho detto, guarda che siamo lì, eh. Forse il è leggermente sopra perché comunque ha speso dei soldi, ma... Siete là, non pensare che l'Inter sia... Ma va, un'eresia! E eh, poi, fondamentalmente... Tutto torna, vero caro Lord? Tutto torna, come sempre. Tra l'altro, siete arrivati, settimi, decimi, come siete arrivati l'anno scorso? Manco mi ricordo. Avete comprato due centrocampisti della Fiorentina. Uno dei quali, abbastanza in là con l'età, infatti... La velocità non è più la stessa, cioè la qualità è l'unico che ha qualità là in mezzo, eh? Adesso avete preso la figna vediamo. Tanto, io l'ho preso al Fantacaggio per sicurezza. Comunque, eh, però è lento. Vessino è un mediocre, ragazzi. Parliamoci chiaro Hai speso 28 milioni per un emerito mediocre quando ne bastavano molti meno per pastore. Gagliardini ha perso pure il posto. E poi l'unico, l'unico acquisto super azzeccato abbastanza casuale probabilmente. È Scriner la rivelazione. Scriner sul, sul quale è, niente da dire, sta facendo un gran campionato. Anche adesso che stanno i risultati, non arrivano. Lui comunque la sua prestazione la fa sempre. Poi probabilmente è stato molto casuale perché è dovuto al uh, fair play finanziario. Per sistemare fair play finanziario, altra parentesi, studiate il fair play finanziario perché chi vuole, chi vuole, mettere la grana, lo aggira come gli pare il fair play finanziario. Chi vuole mettere la grana? Si giargiana che non le vogliono mettere i soldi, allora non lo aggirano ed è sempre colpa del fair play finanziario. In realtà non vogliono mettere i soldi. Quindi tutti quelli che dicono "è eh, colpa del fair play" cazzate, grandissime cazzate. Tra l'altro, la Roma, che è in Champions da tanti anni, ha anche lei il fair play finanziario. Quindi, se l'Inter dovesse andare in Champions, siete sicuri che siete a posto col fair play finanziario? Io dico di no. Siete uguale, uguale, uguale. se potete comprare un giocatore in più, uno che non fa la differenza. Ma quindi, quando si torna a vincere, qua. Vabbè, questa è un'altra crociata. Quello che volevo dire oggi è che la qualità del gioco dell'Inter è la stessa. E il mio caro Spalletti, super osannato da me in primis Perché aveva fatto praticamente un miracolo per me a eh, Tenere l'Inter lì in testa con, con quella squadra Un vero miracolo E ancora è un miracolo che siano lì Se cioè, sono quarti, anche se vinceva Roma oggi, rimane quarta l'Inter Per me è un miracolo quella rosa che ha Bisogna anche dire che negli ultimi due mesi Tre Quanto? quattro, perché non vince l'Inter? Due mesi, boh negli ultimi due mesi non ha saputo cambiare. Cioè, quando qualcosa non va, devi cambiare. A differenza di Allegri che è sempre capace a cambiare, modificare quando le cose non vanno, il sistema, ovvio, ha un'altra qualità a disposizione, ovviamente. Però si modifica. Mentre Di Francesco e Spalletti insistono proprio così, coi paraocchi, nel loro modulo, non cambiano mai. Oh, ma ragazzi, ma bisogna cambiare! Poi c'è il Cansello che quello che sta giocando meglio lo metti, non, non lo fai giocare e poi sta perdendo, ha perso lo spogliatoio. Cioè, ieri è il Projolice che spacca le panchine, Icardi Cardi che, che mette le cose, rompe lo spogliatoio pure lui, cioè, ormai ha perso anche lo spogliatoio. Quindi, diciamo che peggio di così non può andare all'Inter potrà solo migliorare. Adesso vanno a giocare, eh, giocano in casa col Bologna. Tra l'altro, sarò a San Siro con Vito lo storico perché mi ha invitato quindi andrò a vedere l'inter vediamo se magari dal vivo la vedo diversa ma di solito non cambia molto quindi miei cari cugini nell'azzurri eh, mi spiace che siete tutti così tristi non è vero che mi spiace <ride> in realtà sono contento però eh, il problema è la qualità io se fossi in voi me la prenderei in primis con la società che vi ha messo a disposizione 0 euro da spendere. 0 non qualche euro, zero. quindi eh, sicuramente avranno colpa anche gli altri. Ma se ti danno 0, anzi, già hanno fatto un miracolo a prendere la figlia, che probabilmente sarà un bel colpetto se rimane sano. Ma con 0 non puoi prendere niente. è 0 non è colpa del fair play. 0 lo ripeto: 0. E perché il Giorgiana non vuole mettere la grana? Quindi, primo colpevole è il Giorgiana. Tanto dov'è? Dov dov'è? L'Inter in crisi, lui non ci mette la faccia, non fa dichiarazioni, non c'è. Società non c'è. Ma lo stesso vale per il Milan, eh? Adesso perché. Aspetta, che, che tra un po' ce n'è pure per Giong Giong Yong. Yong, Yong. E, primo colpevole Zhang, secondo colpevole i giocatori. Perché, ragazzi, non c'hanno hanno voglia, non c'hanno proprio. Io li vedo molli, i giocatori dell'Inter, poi si arrabbia tra di loro, litigano, non c'è un leader, non c'è un leader perché i Cardi non è un leader, anzi è il primo a, proprio, a creare il casino, quindi mancanza di leadership che noi ci prendono in giro, il nostro super leader, Bonucci di qua e di là, in realtà ha fatto un sacco di cavolate quando era la Juve, da quando è al Milan, per ora non gli ho sentito dire una dichiarazione fuori posto e mi sembra che lo spogliatoio Milan, nonostante tutto quello che è successo, è sempre rimasto abbastanza unito, perché per ora, così pare. E seconda quindi, secondi i calciatori, terzo Spalletti, perché quando le cose non vanno devi cambiare. Quando le cose non vanno devi cambiare. Quindi anche Spalletti, una svegliatina, in quella testa pelata, prova a spolverare, fai uscire il genio e vedi di trovare le soluzioni. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi. Ah, prima di salutarvi. Mettete un pollicione, spollicione. Ah, voglio salutare Carmela che ci segue sempre, grande Carmela. Mettete un pollicione e ditemi la vostra, se ho ragione, se ho torto, se magari ho sbagliato qualcosa. Sempre un piacere parlare di calcio con voi ragazzi. Ciao.